Ospiti meravigliosi e indesiderati a volte nelle reti da pesca, ma si può insegnare loro a sfuggirvi. Andiamo a Camogli. La camera della morte della tonnara di Camogli. Fra le reti ci sono due delfini che sembrano in trappola. Ma niente paura. Mentre i subacquei, che stanno provando l'emozione dell'immersione fra queste reti calate davanti al porto, li filmano e li fotografano, loro dimostrano di saper già come liberarsi e riprendere il mare aperto. Ecco che il più grande abbassa col muso la sommità della rete, poi fa una capriola ed esce. Il secondo delfino lo segue poco dopo e si allontana dalla trappola sottomarina, detta tonnarella perché non vi si compie la mattanza, ma i pesci vengono prelevati dai pescatori. Nella tonnarella, in pratica un corridoio lungo più di 260 metri, che ogni estate la cooperativa dei pescatori di Camogli cala in mare, spesso si fanno incontri eccezionali, che sorprendono gli appassionati di immersioni, guidati dall'istruttore subacqueo Roberto Bacicalupi, che ha filmato queste immagini. Le specie protette, incappate nella trappola, vengono liberate. A volte però ci si trova faccia a faccia con grandi pesci luna, che sembrano chiedere ai sub cosa ci facciano lì, a 30 metri di profondità. Le mante sembrano volare leggere nell'acqua, a volte si lasciano avvicinare e anche accarezzare. In realtà hanno spiegato le loro ali nella tonnarella perché sono alla ricerca di cibo. Possibile anche incontrare la guglia imperiale che nuota tranquilla come se nulla potesse turbarla. E una volta, caso rarissimo, fra le reti è entrata anche una piccola balenottera.